Questi ragazzi della primaria, sindaco, ci hanno illustrato con canti, balli, suoni tutta l'Europa. Un suo pensiero per questa serata? Sì, io devo semplicemente ringraziare questi ragazzi che ci hanno regalato una mezz'oretta di spensieratezza, di felicità, facendo scomparire e sgombrando dalla mente i numerosi pensieri, le varie problematiche che purtroppo ci rincorrono quotidianamente e diciamo ci sottraggono parecchie energie. E, diciamo, è stata una ricarica positiva. Complimenti a questi ragazzi per l'entusiasmo che hanno e per l'entusiasmo che riescono a trasmettere. Veramente encomiabile l'operato del preside Anastasi, a cui va tutto il mio affetto, la mia stima per il prezioso lavoro che è riuscito a fare negli anni. Purtroppo perderemo una risorsa perché, diciamo, il tempo trascorre per tutti, Nino andrà in pensione, sarà difficile per chi verrà, diciamo, facile per quello che trova, perché ha preparato veramente un terreno in maniera encomiabile Nino. Difficile poter ripetere l'esperienza esaltante e sostituire la figura di Nino per quello che rappresenta Nino. Comunque, diceva il preside prima, finalmente è riuscito a mettere insieme i vari presti scolastici, no? Bagalati, San Pantaleo, Corio. Sì, Nino ha sempre lavorato di squadra, in sintonia anche con il pensiero della mia amministrazione, che assieme si cresce, assieme si fa sinergia e assieme bisogna lavorare, perché solo così si riesce ad emergere a massimizzare quelli che sono gli aspetti positivi, che poi è l'obiettivo che abbiamo un po' tutti, corpo docenti, amministratori, genitori, è quello che dobbiamo rincorrere un po' tutti. Come diceva lei prima, sindaco, è piacevole ascoltare i ragazzi, così quantomeno uno i ragazzi gli levano mille problemi ai sindaci soprattutto. Sì, vabbè, io dicevo che purtroppo passiamo molto tempo appresso alle riunioni, convegni, importantissimi per l'amor di Dio, però alla fine sottraggono tantissime energie e ci rubano del tempo che noi purtroppo non abbiamo, il tempo che dobbiamo anche dedicare come genitori ai figli, alla famiglia, agli affetti, e spesso questi vengono messi da parte e vengono trascurati. È uno dei rimproveri che mi devo fare come sindaco, anche se tento sempre di recuperare con i miei figli, con mia moglie, con i miei genitori. E quello che voglio dire, i ragazzi sono tutto per noi, non avrebbe senso, provate a immaginare, io non riesco a immaginare la mia vita senza i miei figli, sicuramente sarebbe totalmente strampalata, diversa, secondo me priva anche di significato. Quindi quando si dice che i figli sono tutto, è tutto dire. Sindaco, per chiudere, la scuola sta finendo, un anno se ne va. C'era una canzone di Righieri che diceva l'estate sta finendo. Ecco, la scuola, un messaggio del sindaco ai ragazzi che hanno finito la scuola, quindi adesso viene l'estate. Sì, io spesso sono andato a trovare i ragazzi, con i ragazzi della scuola media, a cui faccio i complimenti, piena sintonia, un mare di affetto, tantissimi ragazzi mi chiamano per nome in mezzo alla strada, qualcuno addirittura stento anche a riconoscerlo perché sono tanti, e evidentemente sì, questa armonia, questo affetto, questa stima che c'è tra me e il preside viene fatta veicolare in merito tutto del preside, sicuramente non mio. Io amo pormi in maniera semplice con i ragazzi, ci scherzo, ci gioco e sono un giocarellone. Quindi ai ragazzi che dico quello che ho sempre detto: studiate divertendovi, studiate perché quello che imparate nessuno ve lo può mai rubare, quello che imparate nessuno ve lo può mai comprare. Noi come genitori, lo dico sempre, non mi stancherò mai, possiamo comprare il telefonino, la bici, la maglietta, ma non possiamo mai comprare quello che loro imparano. E per questo mi sento di ringraziare tutti gli insegnanti, anche se noi come genitori siamo la parte più importante per la crescita dei figli, ma la scuola è altrettanto importante, perché
parecchio tempo i ragazzi stanno lontano da noi e vicino agli insegnanti, quindi una raccomandazione a tutti gli insegnanti: fate sempre finta di avere di fronte a voi i propri figli, e vi ringrazio per quello che fate per i nostri figli. Vabbè, comunque, per chiudere veramente, adesso d'estate i ragazzi devono andare a divertirsi, sì, andare al mare. È un rimprovero che mi posso fare come sindaco, come amministrazione e come territorio. Il nostro territorio offre poco come attrattiva ricreativa, non ci sono le strutture sportive, c'è poco, però c'è il mare. Abbiamo la villa comunale che è stata un po' rimessa, diciamo, al lucido e riconsegnata alla collettività. Abbiamo messo le basi per creare qualcosa che può far squadra e gruppo, che è la banda musicale della scuola media, che è stata seconda al concorso internazionale. Anzi, a proposito, vi invito, invito tutti quanti coloro che ci ascoltano per il vostro tramite all'evento di fine anno, che sarà giovedì 9 alle ore 20 alla Villa Comunale, con il concerto di fine anno. Ai ragazzi, per il vostro tramite, mi sento di manifestare tutto il mio affetto, tutta la mia vicinanza per un domani all'insegna dei desideri di ognuno di loro. Noi tenteremo, per quello che è possibile, con tutte le nostre forze, di spingere nella direzione che del loro cuore e della volontà dei propri genitori. Grazie. Grazie a voi, grazie al preside, non mi stancherò mai di dirlo. Nino per me non è stato più di un padre, se così si può dire, è stato più di un fratello, è stato più di un preside, è stato qualcosa che mi ha dato tanto in quest'anno di amministrazione, perché è stato veramente trainante, è stato veramente molto vicino. Spesso ci è sostituito a noi amministratori, minimizzando quelle che sono le migliaia di problematiche che all'interno della scuola ci sono. È veramente encomiabile, prima come uomo e poi come direttore scolastico, come dirigente, come preside. Quindi grazie veramente di cuore a Nino, e un in bocca al lupo per un futuro vicino ai propri figli e soprattutto al nipotino che ha avuto da poco. Quindi auguri ancora a Nino e alla famiglia di Nino per il nuovo nipotino.